Le Coco Chic, questo è il venerdì sera del Coco Loco di Sottomarina, in console Paul C, Paolo Martini, questo è Paul's Boutique Showcase. Sono particolarmente contenta perché posso finalmente dare il benvenuto su Enjoy Television a Paul C, è la tua prima volta. Ah sì, la prima certo. Mentre diamo il bentornato a Paolo Martini. Ciao. Boutique è comunque un'etichetta discografica, ma è diventato anche un party itinerante. No, è soprattutto diventato un team, praticamente. Post Boutique da qualche mese, oltre ad essere un'etichetta, è anche un team di produzione composto da myself e Paolo Cavicchioli, H. Paul C. E niente, da qualche mese che abbiamo cominciato a produrre delle tracce insieme. Ne sono uscite un paio sulla Tenax, che era Violet EP, una sulla Post Boutique, un remix su Ocean Dark, ora uscirà un remix nostro anche sulla Mazum Lab, e stiamo preparando un remix di un gruppo pop italiano molto importante, però finché non è finito e finché non ci dicono che va bene non mi dici nulla? No. Da questa, voglio dire, unione è nata poi anche l'esigenza di proporre il nostro suono insieme, quindi ci sono delle Post Boutique One Night stasera qui a Sottomarina, quest'estate saremo all'Ambra Night a Sant'Eudoro e so che ce n'è un'altra a cui voi siete particolarmente affezionati che sarà il 10 di agosto al Paradise Club a Mykonos. Esattamente. Sarà una serata pazzesca anche perché Paul C non è mai stato a Mykonos, è la sua prima volta in tutti i sensi. È emozionato, sei emozionato? Ah, tantissimo, guarda. Paul C. Mi dica tutto. Ma questo duetto con Paolo Martini, voglio dire, Paolo Martini sappiamo tutti la sua storia, grande DJ italiano, ma per te condividere questa esperienza con lui? Per me è un'emozione grandissima, ma non è una cosa che è nata da poco tempo, questa cosa della Post Boutique, ma io e lui, il nostro rapporto nasce già dal 2004 con l'etichetta Ocean Dark, quando lui ha deciso di aprire questa nuova label con un suono completamente diverso dalla Ocean, per cui è dal 2004 che noi collaboriamo, ma adesso che siamo cresciuti, soprattutto io a livello artistico, abbiamo deciso di creare un team proprio di lavoro, non solo di label, ma anche già, come lui ha detto prima, proprio come DJ set, per cui il Post Boutique Showcase e via dicendo. Ho visto che tutti e due siete amanti della tecnologia. Ah sì, guarda, io praticamente ci sono nato, sì, sicuramente sì. Traktor? Traktor Pro, ormai è uno standard, insomma, suonare con Traktor. Ma a volte non rimpiangi i vinili? Sinceramente sì. Comunque, anche se utilizziamo Traktor, il vinile è sempre in borsa, è sempre là pronto per ogni evenienza e poi comunque è sempre una passione che abbiamo da una vita, insomma, da quando siamo nati come DJ, perché il DJ secondo me è vinile, ok? E quindi non solo le vendite poi non sono solo digitali, ma sono anche proprio esclusivamente anche vinile. E quindi continuerà e continueremo ad andare avanti con questa filosofia. Beh, ma anche se adesso comunque quasi nessuno stampa ancora su vinile, Paolo. Pochissimi, infatti non se ne vendono. Noi sì. Noi stampiamo i vinili. Però sono veramente pochi DJ che ormai suonano esclusivamente col vinile. Paolo, hai finito il tuo DJ set con un tributo a Michael Jackson. Doveroso. Mi sembra assolutamente doveroso. Cioè, voglio dire, poi al di là della sua vita privata, al di là delle sue vicende personali,
comunque va dato un grandissimo rispetto a un uomo di grandissimo talento. Cioè, secondo me uomini con quel talento ne nascono forse uno ogni 100 anni. L'ho anche scritto da qualche parte. Sul tuo Facebook. E quindi è il più grande artista pop degli ultimi 50 anni. Ragazzi, il tempo a disposizione è terminato, perché il tempo passa, time out, il tempo passa, bisogna correre, bisogna preparare l'estate 2009, soprattutto a Mykonos, perché Paul C, Paolo Martini, Paul's Boutique con Enjoy Television saranno a Mykonos. Once again. Ciao, ciao a tutti.